Sono tante, diverse e coloratissime le 850 suore partecipanti alla 21esima assemblea plenaria dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Vengono da 80 paesi diversi e comunicano in 13 lingue ufficiali. La più giovane ha poco meno di 50 anni e la più anziana intorno alla settantina. Da lunedì scorso sono nella capitale per stare insieme e parlare di temi che coinvolgono da vicino le comunità religiose. E la visione della vita religiosa, perché immagino che tutte come me stiamo cercando di, cioè da una parte motivare e spingere il cambiamento perché lo vediamo necessario, dall'altra parte dare certe sicurezze, accompagnare le nostre comunità. Allora è necessario condividere, interscambiare, ascoltare. Dopo qui c'è una ricchezza, donne, di suore di tutto il mondo, tutte le razze, modalità diverse di pensare, cioè ci fa un bene grandissimo. E in questi giorni, in questi tempi, sento più che mai l'invito dello Spirito, l'invito di Dio a prenderci cura anche di chi soffre, del creato che soffre, no? Sento più che mai l'invito a dare il nostro contributo per aiutare a guarire le ferite della nostra madre terra. L'organizzazione è un foro internazionale dove si condividono esperienze, si scambiano informazioni e ci si accompagna nello svolgimento del servizio. Per me essere una suora di vita e di cuore, la prima cosa è di fare esperienza di Dio, proprio incontrare Gesù nella vita reale, nella vita con le consorelle, con le persone con cui collaboriamo.